The Amazing Digital Circus! Circus! Ciao Kane! Ci presenterà dei nuovi avatar su Roblox. Wow, è fantastico! Io sono Locky ed è da tantissimo che creiamo avatar su Roblox. Guardate questo bellissimo Barnaby cattivo. Scrivete sotto nei commenti Billy, se avete visto Billy Bust Up. Ma torniamo Locky. E adesso nel marketplace cercheremo Digital Circus. Oh, rullo di tamburi, oh. Invio! Wow! Ci sono già tutti i personaggi. Lasciate subito un mi piace e iscrivetevi al canale se volete un altro episodio dove facciamo tutti i personaggi. Ma oggi faremo Pomni. Oh, guardate, abbiamo un bellissimo giocattolino di Pomni da tasca. Eccolo, lo possiamo sempre portare qui per evitare di impazzire. Oh, glitch. La nuvoletta è il censura parole. Forse è questo. Sì. Prova a dire una parolaccia. Voi non le dite, mi raccomando, eh. Vaffan... Ha funzionato, mi ha bippato. Vediamo se questa testa... Oh, fa il caso nostro, c'è la faccia... che sta succedendo? E invece questa è... Che sta succedendo? E questa è... Ho guardato il vuoto per troppo tempo. Forse è meglio toglierci i capelli. Diventerò... pelato. Vabbè. Per il video posso farlo. Stavamo dicendo, Digital Circus, c'è anche la testa di King, il re degli scacchi. Quello coperto da mille cuscini. Quindi che testa prendiamo? Questa, questa o questa? Prenderò questa o questa o questa. Quale vi piace? Questa è la versione 1, questa è la versione 2. Ditemelo nei commenti, almeno compro anche l'altra. Prendiamo questa qui. Mi piace per 50 Bobux. E credo che per fare Pomni servono soltanto 60 Bobux. Perché adesso noi andiamo a scrivere Pomni. L'abbiamo trovato. Vediamo se è quello giusto. Va benissimo. Aspettate, c'è anche questo. Oh no, non so più quale scegliere. Sono confuso. Va bene, prendiamo questo per 5 Bobux. Ve l'ho detto, costerà in totale 60 Bobux. 50 più 5 più 5. Ora prendiamo anche i pantaloni, ma dobbiamo cambiare un qualcosa. Cioè, la nostra pelle. Dovremo diventare bianchi e neri. Sì. No, che tristezza. Sono bianco e nero anch'io. Sembriamo già molto pomnosi. Guardate. Ma che razza di mondo è questo? Ho indossato un visore e adesso mi ritrovo qui, circondato di questi personaggi strani. Aiutatemi. Dobbiamo andare in testa e corpo. Andare dove c'è la pelle. Ecco qua e selezioniamo un bel bianco. Perché l'altro braccio non è bianco? Perché non è tutto bianco? Perché il mio braccio rimane rosa? È rimasto rosa, ma perché? C'è qualcosa che non va. È esattamente la mano che è stata glitchata. Forse l'occhio ha glitchato Pomni. Mi è rimasto il braccio bianco. Mi cambia tutti i colori tranne il braccio. Vabbè, andiamo avanti. Adesso voglio vedere anche Ragata. Bella lei! Io l'ho chiamata testa mocio. Testa di mocio, quello per pulire per terra. E guardate Jax. Wow, cattivo. Però guarda solo a destra. E lui invece guarda solo a sinistra, va bene. Kaufmau! No, c'è anche lui dentro 3D. Noi avevamo visto che era soltanto un cartonato. Oh mio Dio, testa di bolla. Tantissimi mi piace, facciamo il video dove facciamo tutti gli avatar. Ma adesso andiamo a giocare. Siete pronti? Sta caricando il mondo. Spero non sia glitchato questo mondo. Benvenuti nell'incredibile... Guarda, sono avvolto anch'io da una bolla. Mondo digitale del Digital Circus! Sipario e Kane, presenta tu. Azione! Abbiamo sincronizzato con la musica del gioco. Vediamo cosa c'è qua per me. C'è un'altra Pibby! Guardatela! È un'altra Pibby. Sì, continuo a chiamarla Pibby perché Pibby era del glitch. Oh, ma in che mondo strano siamo. Ciao, sei come me piccolina. Forse dovrei diventare piccolo anch'io. Siamo rimasti grandi. Ce n'è un'altra. E un'altra ancora. Oh mio Dio, sono circondato. Posso trasformarmi. Oh mio Dio, quanto salto in alto. Sono diventato una piccola Pomni. E vediamo Ragata. Wow, sono tutta glitchata. Che brutta lei, la odiavo, parlava malissimo. Vediamo Jax.
Jax, il maledetto. Lui lo odiavo, faceva sempre casini. In realtà lo amo, è il più figo di tutti. Beh, che si mangia oggi? Ah, questa è la scena quando si mangia tutti a tavola il cibo schifoso, ve lo ricordate? Se non sapete di cosa stiamo parlando, beh, qui sotto c'è un link in descrizione dove vediamo tutto il cartone in italiano. Kane, eccolo, il presentatore. Cammino sul vostro cibo e poi ve lo do da mangiare. Non che vi serva in un mondo digitale, ma è la vostra unica ricompensa. E lui è il povero che gli si è rotta la maschera felice, quindi sarà triste per sempre. Va bene, andiamo a vedere un altro gioco. Qui stanno mangiando schifezze tanto. Addio a tutti, ciao Pomni di tutti i tipi. È triste perché non avete ancora lasciato un mi piace. Wow, e questa volta dove ci troviamo, ragazzi? Siamo forse nel vero mondo. Quello di prima era il mondo di caricamento. Sembra così realistico. Ciao, ma tu sei vera? No, tu sei una morph. Aspettami, morph. Oh, si può anche correre. Dobbiamo capire dove ha preso quella. Ma oh, ci sono io sotto, vedete? Dobbiamo capire dove ha preso quella morph. Sicuramente qui. Guardate quante morph. Oh, queste sono fatte molto meglio. Decisamente molto meglio. E questo è il palco di lui. Oh mio Dio, vola sto coso. Oh mio Dio, fermatevi, sto volando. Benvenuti al mondo digitale del Digital Circus. Sono io, bocca parlante, guarda quanti denti. Quando vado dal dentista non c'è neanche bisogno che mi faccia la panoramica con i raggi X. Si vede tutto, guardate, ho qualche carie. No, mi lavo tantissime volte i denti ogni giorno. È pazzo, non c'ha le gengive infatti. Ah no, è tutto gengive, la testa è una gengiva. Bello, voglio provare Jax. Jax mi sta simpatico. Oh, sono Jax. Jax ha tirato una palla da bowling agli altri suoi amici. Ok, va bene, ok, è il karma. Ho tirato una palla da bowling, adesso posso camminare. Oh, posso camminare. Ehi, amici, sono Jax. Cosa stai dicendo, Pomne? Sei tutta deficiente. Oh, ci sono i bloinks. Come cavolo, i gloinks. Come si chiamano quei cosi? Non ho mai capito. La nostra morph è bellissima. Non vedo l'ora di fare tutte le altre morph in un video a parte. Ma c'è una mappa super segreta che vi devo far conoscere. Stiamo provando quelle così così. Questa in realtà è carina. Però voglio andare in giro a vedere che cosa c'è in giro per il mondo senza le morph, usando il nostro avatar che abbiamo creato per solo i 60 Bobux. Sono pochissimi. Dove stiamo andando? Io sto salendo, ma non so dove sto andando. Forse troveremo la porta dell'uscita, la grande porta rossa della uscita. Ve la ricordate? Da qui poi non si usciva da nessuna parte. Si entrava tipo in delle backrooms di un film. Ma quanto... Quanto è alto sto posto, scusatemi. No, perché sto camminando un bel po' e credo che vi stia girando anche la testa voi a guardare. Ho trovato un modo per non far... girare la testa. Oh, oh mio Dio, la mia testa è rimasta incastrata qua dentro. Va bene. Beh, credo che qui, a parte esplorare, non ci sia nient'altro. Oh, e qua? C'è un segreto lì sotto? Posso entrarci? Ti prego! Andiamo a vedere qualche altra morph fatta molto meglio. Fatto sta che la nostra rimane la migliore che sia mai stata creata. Per soli 60 Bobux, cosa volevate? Vediamo. Oh, lui, nastrini di carta. Ecco, c'è solo un nastrino di carta. Vi ricordate quando ha giocato a sasso, carta, forbici? E ovviamente ha perso perché ha le mani di carta. Sono dei nastrini di carta. E ha perso perché può fare solo carta. E l'altro ha fatto forbici sapendo che vinceva. Vediamo Kinger. Wow, Kinger, il re degli scacchi. Ehi, pedine, siete soltanto... Ah, è il mio posticino questo, ecco. Vi dicevo quando è rintanato dentro i cuscini. Sono io, Kinger, dentro i cuscini. Ciao, bolla, come sei trasparente, bolla. Oh, si vede molto più grosso attraverso di te. Che piduni grossi che avevo. Aspetta, bolla. Va bene, vuoi entrare tu lì dentro? Ah, vuoi che ti salto sopra? Ok, portami in giro, bolla. No, fermati, fermati, ti faccio scoppiare. Ti faccio scoppiare, bolla schifosa. Plop, plop, pam. Oh, oh, ce l'ho quasi fatta. Eccoci, siamo sopra, bolla. Bolla, portami in giro. Tristezza, bolla. Ragata? Ragata, non lo so come mai. Non mi sta particolarmente simpatica. Così così, carina. Una bambola di pezza. Spero non puzzi. E poi abbiamo l'unione dei gloinks. Guardate quante gloinks. Gloinks. Bene, credo che l'abbiamo visti tutti. Proviamo un altro gioco, sempre con la nostra bellissima morph, il nostro avatar in realtà. Ho paura di cosa sia questo gioco qua. Non credo sia vero. Benvenuti nell'Amazing Digital Circus Hobby. Non credo. Oh, c'è Pomni. Non credo sia di...
No, non credo sia del circo digitale questo. Cadiamo nel nulla! Questo posto è molto strano. Sembra un po' il circo digitale. Vi ricordate quando dovevamo entrare dentro qua nella intro e poi... Ok, non credevo fosse così colorato questo posto, però mi piace. Ciao Kane, come stai? Oh, posso cliccare? My name is Kane, I'm your ringmaster and I'm here to show you. Va bene, ok. Kane, oh, c'è un altro Kane, quale sarà quello vero? Ma non vi sembra... Basta, ma quindi ogni volta che lo si preme sto coso parte? Ragazzi, basta, no, basta, vi prego, per favore. Ma che bella, ma questo è un giocatore? È un giocatore anche lui, quale vi piace di più, la sua o la mia? A parte che la mia c'ho un braccio che non posso cambiare, non so perché. Va bene, ragazzi, abbiamo capito che il suo nome è Kane. C'è qualcosa dietro il palco? Non c'è niente. Allora, andiamo dentro al gioco che vi ho tenuto segreto fino a questo momento. Questo è il gioco cui tutti stanno giocando. Credo che sia... Oh, si possono raccogliere dei cristallini. Non ci posso credere. No, ci sono tutte le zone. C'è la caverna con la regina. C'è l'uscita. Il circo. Oh, io voglio andare qua. Vediamo, è dove ci sono le casette di tutti i nostri amici rinchiusi, purtroppo. Questo è Undertale. Oh mio Dio! È partita la musica. Non volevo far partire la musica. Balla! Come si balla? Alan! Alan! Ehi! Jax! Ti vengo a prendere! Dov'è la tua stanza? Dovrebbe essere qui da qualche parte, brutto schifoso. Eccoti, Jax. Oh, ma quanti Jax ci sono? Sono troppi Jax. Oh, lui la stanza... No, questa è glitchata, dove abbiamo visto che c'è... Oh, no. L'hanno rifatta perfetta. C'è scritto no uscita, no uscita, no uscita, no uscita, no way out. Oh, mio Dio. E qui dove c'era il glitch? Cioè, sei un Gloink? Ma sei vero? Sei un giocatore? Che cosa sei tu? Ho paura. Che cosa? Aspettate, forse devo salire qua sopra. Oh mio Dio, forse devo... È un portale. No vabbè, basta, non mi voglio più spoilerare niente. Volevo solo entrare nella stanza di Jax, perché mi ha spinto mentre stavo ballando. Ha interrotto la mia bellissima danza. Non vedo l'ora di portare questa mappa. Un nuovo gioco delle mo... Perfetto. Ok, si è glitchato tutto. Queste sono tutte le morfe che ci sono al momento nel gioco. Con un mi piace facciamo subito un video dove facciamo tutte le morfe di Amazing Digital Circus. Ma adesso che siamo stati... Vorrei andare nel void, però siamo stati nei corridoi dove ci sono le stanze di tutti. E ora possiamo andare qua. Questo posto mi piace. Oh, è dove lei continuava ad aprire le porte dell'uscita, ma non riusciva mai a uscire. Non riusciva mai ad uscire. Oh, un altro corridoio. È un'illusione ottica, è un quadro. Forse è un quadro e sto impazzendo io. Sto già impazzendo. Si può passare di... Oh mio Dio. Oh mio Dio, perché è gigantesco? Perché è gigantesco? Oh, c'è un manichino. Chi è sta donna? C'è una porta gigantesca. Non posso aprirla. Come faccio ad aprirla? Forse se mi arrampico alla maniglia, così, vediamo se... No, non so se funziona proprio così. No, non si può passare di qua. La donna manichino, niente. Sicuramente da qualche parte dovremo andare, ma lo scopriremo nell'apposito episodio. Perché c'è una carta di Yu-Gi-Oh! Di Obama. Cosa c'entra? E questa porta dell'uscita è chiusa. Ma qualche morfo qui dentro ci sarà. Sei sicuro? Torniamo all'ingresso. E adesso voglio andare nel void, dove PB è impazzita. Ma sei sicuri che non posso cadere? Cioè, sto camminando letteralmente sul vuoto. Oh, c'è un diamantino rosso, forse vale di più. No, vale sempre lo stesso. Ma qua si possono farmare un sacco di diamantini che non so cosa servono, ma ne possiamo prendere un sacco. Un altro Gloink. Ma, ehi, ma tu sei un giocatore? Non capisco se sono dei giocatori sti Gloink che trovo. Brutto sto... Vieni qua! Ti acciuffo! Vi ricordate il minigioco che ha ideato Kane per noi? Acciuffa tutti i Gloinks! Beh, alla fine è successo tutt'altra cosa nell'episodio. Però noi stiamo aspettando il secondo episodio di Amazing Digital Circus. E stiamo aspettando anche che i doppiatori, bravissimi Gin Photonic, facciano uscire un nuovo episodio doppiato. Va bene, torniamo indietro. Esploreremo tutto questo mondo di Digital Circus nel prossimo episodio. Ma adesso...
perché non ci facciamo un giretto qua? Non so che posto sia questo. È gigantesco, forse c'è un parkour da fare. Facciamo il parkour, basta. Dai, è l'ultima cosa che faccio, giuro, è l'ultima. L'ultima cosa è questa qua. Facciamo tutto il parkour, sono troppo bravo a saltare sui dadi. Questo cos'è? Non ho mai visto sta Pomni. Ehi, ma ovunque mi giro questa Pomni mi insegue. Cosa sta succedendo? Ho veramente paura, tanta paura, e sono molto confuso. Oh mio Dio, che brutto questo Pomni. Ma che diavolo è sto coso? Fa paurissima. Ma anche tu sei quella cosa strana che mi segue. Oh, aiuto. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video dove prenderemo tutte le morph e faremo anche il video dove facciamo tutti gli avatar Pomni del Digital Circus. Da Loki è tutto. Ciao.